Buongiorno ragazzi e bentrovati sul mio canale. Dunque, in questa puntata vorrei parlarvi di integrazione. Vorrei fare però prima due premesse. Allora, la prima premessa è che questa integrazione, che io in questo video vi voglio illustrare è da prendere con le pinze. Perché? Perché diciamo è un reportage, quindi è un resoconto dell'integrazione che utilizzo io. Quindi questi sono dei consigli che io vi posso dare, naturalmente poi le cose sono molto soggettive. La seconda precisazione che vorrei fare è che l'integrazione, come dice la parola stessa, non deve essere presa come un sostitutivo dei pasti, ma deve andare ad aggiungersi, quindi a sommarsi, ad integrare già una dieta di per sé già equilibrata. Sotto ogni punto di vista. Quindi evitate di sostituire i pasti con gli integratori. Dunque, allora iniziamo subito. Allora, il primo integratore che vorrei mostrarvi sono le proteine. Dunque, mettendo da parte la confezione, che è gigantesca, è un fusto riciclato. Da altre proteine. Dunque, io utilizzo in questo momento sto utilizzando le proteine isolate prese su MyProtein, quelle al 90% senza aroma. Allora, devo dire che mi trovo molto bene, sono molto leggere, si sciolgono bene nell'acqua. Le preferisco senza aroma perché sempre su MyProtein acquisto dei flavor. Quindi degli aromi che ogni volta cambio, quindi a secondo di come mi sento durante la giornata, quando le devo prendere, le posso aromatizzare a qualunque gusto, fragola, banana e così via. Dunque, io queste proteine sono, diciamo, le prendo o la mattina. Quindi in aggiunta a un porridge proteico o a un pancake proteico. Oppure 20 grammi prima dell'allenamento e altri 20 grammi dopo l'allenamento. Prima dell'allenamento circa un'oretta, un'oretta e mezza. Dunque, altri integratori che vorrei mostrarvi sono dunque, l'accoppiata tra creatina monoidrata, sempre presa su MyProtein. Questa è molto buona, devo dire, si scioglie bene nell'acqua. Anche questa in sapore, quindi senza aroma, e in aggiunta sempre su MyProtein, quindi non vedete, non fate caso al barattolo, l'arginina. Dunque, io questi due integratori li prendo tranquillamente tutto l'anno e ne prendo diciamo 5 grammi di creatina e 5 grammi di arginina. Circa 30-40 minuti prima dell'allenamento. Devo dire che con questo connubio, con questa accoppiata, mi trovo molto bene e avverto durante l'allenamento un soddisfacente effetto pump. Poi, altro integratore, anche questo preso su MyProtein, sono gli aminoacidi a catena ramificata, rapporto 411. Anche questi li ho voluti prendere senza aroma, perché di volta in volta, stesso discorso per le proteine, mi piace cambiare gusto. Che cosa vuol dire rapporto 411? Vuol dire che il rapporto di leucina, isoleucina e valina è 411. Devo dire che mi trovo veramente molto bene. Dunque, di queste, naturalmente sono in polvere, ne prendo tre misurini, li metto in un bello shaker, ne bevo un bel sorso circa 30-40 minuti prima dell'allenamento e poi cerco di terminare il tutto durante l'allenamento. Poi altro integratore, che è questo, è la glutammina, anche questa presa su MyProtein. Questa ne utilizzo circa un misurino che sono all'incirca 5 grammi nel frullato post allenamento. Poi, per quanto riguarda i multivitaminici, in questo momento sto prendendo questo.
Allora, devo dire che mi trovo veramente bene, ne ho provati parecchi. Dunque, di questo ne prendo 3 pastiglie tutte le mattine, tranquillamente durante tutto l'anno, acquistato sul sito prozis.com. Mi piace molto perché contiene parecchi micronutrienti, tra cui vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K2, tutto il complesso delle vitamine B, quindi B1, B2, B9, B6, B12, allo zinco, al magnesio, quindi è un multivitaminico a largo spettro. In più, contiene anche beta-alanina, la carnitina e devo dire che mi trovo molto bene. Quindi 3 pastiglie tutte le mattine. Poi, vorrei adesso illustrarvi questo, anche questi due, presi su prozis.com. Dunque, il primo, quindi questo qui, è della Clarinol. Allora, io vi do un consiglio, ci sono molte case produttrici che producono GLA, diciamo di svariate fattezze e tutto quanto. Io vi consiglio di prenderlo marcato o Clarinol o Tonalin, in questo caso questo, se riuscite a vederlo, eccolo, è Clarinol. Dunque, di queste ne prendo 4 pastiglie tutti i giorni. Due la mattina, quindi subito dopo colazione, poi una dopo pranzo e una dopo cena. In accoppiata al CLA, prendo questo, l'acetilelle carnitina. E devo dire che mi trovo molto, molto, molto bene. E anche questa ne prendo, in questo caso ne dovrei prendere 3 pastiglie, quindi in accoppiata con il CLA, anche questa ne dovrei prendere una a colazione, una a pranzo, una a cena. Ma in questo caso quella della colazione la salto. Perché la salto? Perché la carnitina è presente anche qui. Quindi diciamo che prendendo questo qui la mattina, questo la mattina lo salto. E voglio dire, poi non è che uno deve essere proprio così scrupoloso. Ultimo integratore di cui vi voglio parlare è lo ZMA. Anche questo preso su Prozis. Dunque, questo ha la particolarità di essere arricchito con la vitamina B6. Allora, vi do un consiglio. Allora, cercate innanzitutto di vedere sempre, quindi sia per questo che per tutti gli altri che vi ho illustrato, di vedere sempre gli ingredienti. Quindi girate sempre l'etichetta e guardate di che cosa è composto l'integratore. Le percentuali, le fonti da cui vengono presi queste sostanze con le quali vengono fatti questi integratori, se c'è scritto, ma di solito c'è sempre scritto. E devo dire dunque, con questo mi trovo bene. Dunque, questo qui lo prendo sempre prima di andare a letto. Però mi raccomando, prendetelo lontano da fonti di caseina. Ok? Perché diciamo tende tra virgolette ad annullarsi. Quindi se dovete fare lo spuntino pre-nanna, magari che ne so, lo fate esempio alle 10 di sera, non prendetelo sempre attaccato, ma magari fate passare un'oretta, 45 minuti, un'oretta, diciamo più tempo passa e meglio è. Dunque, gli integratori che al momento sto prendendo sono finiti. L'altro anno avevo provato ad accoppiare allo ZMA anche il Tribulus di cui si parla tanto. Sinceramente, su di me non ho avvertito alcun effetto. Penso che sia, questo è un mio parere personale, penso che questa grande reclamizzazione che si fa su questo integratore sia più che altro un effetto placebo. Ma come vi ripeto, le cose sono molto soggettive. Quindi vi do un consiglio: provate gli integratori su di voi e guardate che effetto hanno. Non vi fissate su una singola cosa solo perché la utilizza un pinco pallino qualsiasi,
ma cercate di vedere l'effetto diretto che questo integratore ha su di voi, sul vostro fisico, sul vostro corpo. Solo così potrete assumere l'integratore giusto per voi, per le vostre esigenze fisiche. Spero di essere stato esauriente e chiaro in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mi fa molto piacere. Continuate a seguirmi, mi raccomando, allenatevi sempre con costanza e ricordatevi, never back down. Ciao!